Primo tempo contratti sicuramente, abbiamo fatto diversi errori tecnici, non avevamo ritmo nel gioco e nel disputare la gara, sembravamo sicuramente contratti. Abbiamo affrontato un avversario non facile da affrontare, che è venuto qui a giocare in maniera spensierata e con buone qualità, a cui faccio i complimenti. Però poi, agevolati sicuramente anche dall'episodio nel finale del primo tempo, abbiamo disputato una ripresa migliore, con un'altra intensità, con un altro piglio e abbiamo portato a casa un risultato importantissimo. L'esperienza ha dato quella qualità che serviva, quello in più. Ma Franco ha grandissime qualità, ovviamente devono essere messe a disposizione della squadra come lui sta facendo. È stato bravissimo nel secondo tempo, come sono stati bravi gli altri ragazzi che sono entrati. Ma siamo stati bravi nel cambiare marcia la gara, perché nel primo tempo abbiamo sofferto tanto questa spensieratezza e questo gioco degli avversari, senza subire occasioni clamorose, però non siamo mai riusciti ad entrare in gara come avremmo voluto. E il piglio del secondo tempo è stato diverso, è stato migliore, ovviamente agevolati, ripeto, dalla superiorità numerica che siamo stati bravi a sfruttare come non ci era capitato in passato. Visto quanto è importante aver ritrovato anche un giocatore come Floro Flores finalmente in gol. Ma per me è importante il modo con cui si fanno le partite, poi ovviamente per un attaccante fare gol sicuramente dà qualcosina in più, però per me è stato importante lui nella prestazione, sono contento che ha fatto gol, ma è stato importantissimo Nené quando è entrato, nonostante non si sia ancora sbloccato, ma sono convinto che lo farà presto, se le modalità del gioco sono queste, come ha disputato lui la partita quando è entrato. Mister, la chiave di svolta della partita è l'espulsione. Ma credo di averlo detto poco fa, sicuramente è meglio giocare un uomo in più che un uomo in meno. L'ultima volta che ci era capitato, dal risultato di parità, avevamo perso la gara, quindi oggi siamo stati bravi ad approfittarne. Mister, una curiosità, avrebbe sostituito lo stesso Floro Flores anche senza il gol del 3-0? Ma non lo so, non mi ricordo. So che quando ha fatto gol l'ho levato perché aveva dato tanto nella gara e ho messo dentro un giocatore fresco che ha fatto al massimo quello che doveva fare. La Salernitana ha battuto l'Empoli 2-1, adesso bisogna tornare a fare i conti anche in trasferta. Affrontiamo un avversario difficilissimo che ha appena fatto una grande impresa battendo un avversario forte, lo sappiamo, però abbiamo voglia di fare una partita diversa da quella che abbiamo fatto a Brescia, perché con una partita diversa sono convinto che potremmo portare a casa il risultato. Mister, è sembrato toccarsi la spalla in occasione della parata, ma come sta? Ma non ho ancora visto e non ho fatto caso a questo episodio, ma lui ha un problemino alla spalla, però non gli impedisce di fare niente, perché se mai dovesse impedirgli di fare qualcosa, sicuramente abbiamo ragazzi dietro che hanno le qualità per poter essere protagonisti.